dirò in aula tutto quello che devo dire. È venuto a pregare per il governo allora? No, in generale. No, perché adoro questa basilica. È una delle basiliche più belle di Roma. Ha bisogno di pensare a quello che sta accadendo. No, è stata una giornata impegnativa, quindi fra sblocca cantieri, Cina, nave a Lampedusa, quindi belle operazioni antimafia fatte dalle forze dell'ordine. È stata una giornata bella da ministro, densa, intensa, e adesso vado a casa e mi studio un po' quello che dirò in aula domani. Qual che avevo già ben chiaro in testa. Il futuro di questa nave in mare, di queste 49 persone? Li farete sbarcare? Se ci sarà un sequestro della nave possono arrivare, perché mi sembra chiaro ed evidente che ci siano elementi di illegalità. Però non faccio il giudice, quindi sceglierà la procura. Se io stasera forzo due blocchi stradali dei carabinieri, non mi fermo e tiro dritto, mi arrestano. E le persone sulla nave, i migranti? Il problema è non farli partire, perché se partono rischiano di morire. Questa pseudo nave di questi pseudo volontari hanno messo a rischio 50 vite perché invece di portarli nei porti più vicini hanno affrontato il mare per arrivare fino in Italia per motivi politici, economici, non lo so. Quindi coloro che mettono a rischio le vite sono coloro che aiutano gli scafisti. Lei, ministro, si augura l'arresto oggi? No, io non mi auguro niente. La procura ha tutti gli elementi per decidere. Ripeto, se io forzo due blocchi stradali dei carabinieri mi arrestano, se una nave forza due indicazioni delle autorità di pubblica sicurezza, in questo caso della Guardia di Finanza, immagino ne paghi le conseguenze. Sullo sblocca cantieri c'è accordo o c'è ancora il rischio di aspirine? No, a me interessa che siano tanti tanti cantieri sbloccati, non qualche cantiere, tanti cantieri. Quindi però vediamo. C'è accordo con domani, i 5 Stelle? Ma c'è accordo di principio sullo sbloccare i cantieri. Su quali? Vediamo in Consiglio dei Ministri quali, quanti, come, perché. E sul supercommissario c'è l'accordo? I super, a me piacciono i super, adoro tutti i super, ma diciamo che servono tanti commissari per tante opere pubbliche ferme. Quindi non RAI ha autorato Toninelli? Mai. Buona serata. La flat tax? È una roba la flat tax domani, la prossima vita. Posso andare? Posso andare? Vita, basta, basta. Ciao. Grazie ministro, grazie. Grandissimo, come stai?